E dopo il weekend su Venere, stasera vi porto molto molto lontano. Andiamo fino ai confini del nostro sistema solare, dove ad aspettarci troveremo il nono pianeta, comunemente chiamato pianeta X o pianeta 9. In questo viaggio cercherò di fare chiarezza, naturalmente alla mia maniera, su questo argomento di cui gli scienziati stanno attualmente discutendo, anche a fronte di nuove affascinanti pubblicazioni. Ecco quindi le domande a cui cercherò di dare una risposta. Prima di tutto, dov'è questo pianeta? Poi, naturalmente, com'è possibile che ancora non ci siamo accorti della sua esistenza? E poi, più importante di tutti, come sapete, a me stuzzica la fantasia. Immaginare com'è fatto questo pianeta, cosa vedremmo se atterrassimo sulla sua superficie. Se queste domande stuzzicano la vostra fantasia, non vi rimane altro che mettervi comodi e affrontare insieme a me questo viaggio ai confini del nostro sistema solare. Io voglio vedere questo pianeta. Piccola parentesi, se ti va di darmi una mano per far crescere questo canale, se pensi che ne valga la pena e che lo meriti naturalmente, ti chiedo di iscriverti al canale, di lasciare un commento e se vuoi fare una piccola donazione in modo da darmi una mano a sostenere i costi di questo progetto. Ti ringrazio e adesso andiamo avanti e anzi, andiamo avanti, andiamo a scoprire il pianeta 9. Prima di tutto cerchiamo di chiarire come abbiamo fatto a capire che esiste un pianeta che si stima essere dalle 5 alle 10 volte più grande della Terra, che ha fatto parte del Sistema Solare in passato, per poi essere espulso nelle regioni più fredde e buie. Tutto questo senza neppure vederlo. Partiamo da qui cercando di mettere insieme i pezzi. Tutti conoscete a grandi linee la struttura del Sistema Solare, ma forse non sapete che non è sempre stato così. Quello che vediamo oggi è la risultante di un'infinita interazione di forze gravitazionali e altri fattori che hanno posizionato tutto quello che vediamo esattamente dove lo vediamo. Per fare un veloce recap, dopo il Sole abbiamo i pianeti rocciosi, Mercurio, Venere, Terra e Marte. Poi abbiamo la fascia di asteroidi con al suo interno alcuni protopianeti come Vesta o un pianeta nano come ad esempio Cerere. Dopo arriviamo ai giganti gassosi, quindi Giove, il più grande di tutti, Saturno con i suoi anelli e le sue enormi lune, e poi molto più lontani troviamo i giganti ghiacciati, Urano e Nettuno. Oltre Nettuno troviamo un'enorme fascia di asteroidi e oggetti ghiacciati chiamata fascia di Kuiper, dove risiede Plutone recentemente declassato allo status di pianeta nano. Una piccola curiosità: sappiamo con certezza che Giove è stato un pianeta migrante che è entrato nel nostro sistema solare e che era diretto verso il sistema interno dove risiediamo noi. È stato solo grazie all'influenza gravitazionale di Saturno se la sua corsa è stata arrestata, bloccandolo in un'orbita intorno al Sole ormai stabile da millenni e impedendo di fatto che la nostra esistenza e probabilmente anche quella degli altri pianeti rocciosi venisse meno. Questo fa capire che l'origine del sistema solare è molto complessa. Ed è la risultante di un gioco complicatissimo di pesi e contrappesi gravitazionali. Ed è qui che nasce il problema. Tutti i modelli matematici che abbiamo oggi per studiare l'origine del sistema solare devono per forza dare come risultato quello che vediamo oggi, il nostro sistema solare, così com'è. Il modello matematico più avanzato che abbiamo, a cui abbiamo dato in pasto tutte le nostre conoscenze scientifiche e che ha già dato dimostrazione di affidabilità, nello studio di altri sistemi solari, non riesce in nessun modo a dare come risultato finale il sistema solare attuale, a meno che non inseriamo nelle equazioni un altro pianeta roccioso. Questo tipo di pianeta, chiamato anche Superterra, è uno dei pianeti più diffusi nella nostra galassia. Ma perché adesso non c'è più? Perché è stato espulso a causa di interazioni gravitazionali, come è successo con Giove, nella regione più fredda e buia del nostro sistema solare, una regione chiamata disco diffuso, situata oltre la fascia di Kuiper a circa 600 unità astronomiche dal Sole. Un'unità astronomica è la distanza che c'è tra la Terra e il Sole. Ma come sappiamo questo? Ci sono altri indizi che confermerebbero la sua presenza. Oltre l'orbita di Nettuno, ci sono molti corpi che vanno dai pianeti nani come Plutone alle rocce ghiacciate. Questi oggetti vengono chiamati oggetti transnettuniani. Ci si è accorti che le traiettorie di alcuni di questi oggetti sono anomale.
In pratica sembrerebbe che il loro percorso intorno al Sole non potrebbe essere tale se non ci fosse un'influenza gravitazionale come quella esercitata da un pianeta nascosto delle dimensioni appunto di circa 10 volte la dimensione della Terra. Gli astronomi ritengono che la gravità del pianeta 9 potrebbe influenzare gli oggetti transnettuniani, tirandoli fuori dall'eclittica, il piano delle orbite planetarie, e raggruppandoli nelle orbite altamente inclinate che vediamo oggi. Questo comportamento anomalo degli oggetti transnettuniani è uno dei principali indizi che suggeriscono l'esistenza del pianeta 9. Già nel 2016 fu ipotizzata tale esistenza, poi ci fu uno studio dei giapponesi nel 2023 e adesso il California Institute of Technology che ribadisce, calcoli alla mano, la stessa teoria. Inoltre, non è la prima volta che un pianeta viene scoperto solo grazie ai calcoli matematici. L'astronomo francese Urbain Le Verrier aveva previsto l'esistenza e la posizione di Nettuno. Quindi, Nettuno è stato il primo pianeta ad essere stato trovato tramite calcoli matematici più che attraverso regolari osservazioni. A questo punto la domanda viene spontanea. Perché non lo abbiamo ancora fotografato? Purtroppo i modelli matematici non riescono a darci la posizione esatta per diversi motivi. Più che ci allontaniamo all'esterno del Sistema Solare e più che il volume da osservare diventa veramente importante. A tutto questo va considerato che, vista la presunta distanza dal nostro Sole, il pianeta 9 sarebbe 50.000 volte meno luminoso di Nettuno. Quindi immaginate bene la difficoltà per individuarlo. Inoltre la sua orbita intorno al Sole si stima essere veramente ampia, si parla di 10.000 anni per un giro completo intorno al Sole. Quindi lo spazio da guardare è veramente immenso. Tuttavia non tutto è perduto. I modelli matematici diventano ogni giorno più precisi, in quanto si aggiornano con le alterazioni gravitazionali sugli oggetti della fascia di Kuiper e sui pianeti ghiacciati. Un giorno, non troppo lontano, saranno in grado di dirci esattamente il punto esatto dove guardare. Inoltre, un nuovo studio propone che una missione spaziale su Urano potrebbe rispondere a questa domanda e potenzialmente identificare il punto nello spazio in cui gli astronomi devono cercare per scoprire finalmente l'inafferrabile pianeta 9. La missione Uranus Orbiter and Probe, recentemente proposta dal Planetary Science and Astrobiology Decadal Survey della NASA, potrebbe offrire l'opportunità di determinare con precisione la posizione e la massa del pianeta 9, monitorando attentamente i dati di distanza durante la crociera interplanetaria. La missione principale della NASA è di inviare una sonda in situ nell'atmosfera di Urano e completare un tour orbitale pluriennale per studiare vari aspetti del sistema uraniano: atmosfera, interno, magnetosfera, anelli e satelliti. Gli autori non intendono aggiungere ulteriori obiettivi a questa missione, ma piuttosto utilizzare alcune delle informazioni che la missione invierà sulla Terra. In particolare, sono interessati alla posizione della navicella, alla sua velocità e ad altri dati di distanza utilizzati per mantenere la navicella spaziale in rotta durante il lungo volo di 10-15 anni. Se si verificasse un'anomalia gravitazionale nel Sistema Solare, come potrebbe essere causata dal pianeta 9, la traiettoria della navicella ne risentirebbe. Un oggetto spaziale delle dimensioni di un pianeta sarebbe abbastanza grande da influenzare cambiamenti estremamente lievi nella velocità o nella traiettoria dell'Uranus Orbiter e della sonda. Confrontando la nuova velocità e il percorso con quelli che dovrebbero essere, i ricercatori potrebbero determinare quanto grande potrebbe essere questo pianeta e da quale direzione proviene la sua attrazione gravitazionale. Ok, fine della teoria, ora passiamo ai fatti. Adesso immaginiamo per un attimo che l'abbiamo trovato e di fare un viaggio attraverso gli oggetti transnettuniani fino a lui, per vedere finalmente come è fatto e per scendere sulla sua superficie e dare un'occhiata in giro. Andiamo. Thank you.
Grazie.